Buonasera, buonasera a tutti voi, è una bella iniezione di fiducia e di entusiasmo, soprattutto dopo le parole dell'amico Ingroia. Certo, se avesse parlato da Cuba sarebbe stato più interessante, ma ci accontentiamo anche del Guatemala aspettando di portarlo in Italia. Io innanzitutto penso che cambiare significa anche partire dal linguaggio. Ho sentito molti di voi che hanno detto: se il Movimento Arancione farà questo, se voi volete sostenere dovreste fare questo. Io credo che bisogna farlo noi, cioè non si delega a qualcuno quello che si deve fare. Il Movimento Arancione è innanzitutto noi quelli che ci vorranno stare, perché la prima rivoluzione è quella di non delegare. Così come non è sufficiente delegare quando si va a votare, il Movimento Arancione non è il luogo delle deleghe a qualcun altro, è un luogo orizzontale. Uso anche un'altra affermazione che per un ex magistrato può sembrare pesante, ma la spiego: è anche un movimento un po' anarchico. Io una volta mi presi un procedimento disciplinare da magistrato perché mi disse: ma lei è una toga narra, è una toga rossa? Disse: no, toga anarchica, nel senso che noi non apparteniamo a nessuno. Anarchici, nel senso che non apparteniamo a nessuno, siamo orizzontali. Ve lo voglio dire subito che la prima caratteristica non è il movimento di De Magistris, perché io faccio il sindaco di Napoli, lo voglio fare per i prossimi 3 anni e mezzo. È un movimento delle donne e degli uomini che hanno la schiena dritta, il coraggio di non stare a guardare, di non essere più indifferenti, di non stare alla finestra a vedere chi vince, ma di schierarsi. Poi il linguaggio: si è parlato di biciclette, certe volte ci dicono: ma voi se favorite le biciclette chiudete le strade. No, le apriamo le strade, le chiudiamo alle macchine e le apriamo ai pedoni e alle biciclette. Lo spread: perché non cambiamo anche la parola dello spread? Noi non siamo lo spread dei mercati, non siamo lo spread delle banche, non siamo lo spread della finanza. Il nostro spread è il cuore, la passione, l'amore, l'energia e la forza. La rivoluzione non la fanno i soldi, ma la fanno le persone. Il lavoro è più importante del capitale, anche così si fa una rivoluzione. Allora, se noi dovessimo andare, qualcuno dice un sogno, ma l'ha detto anche Antonio, l'hanno detto altri, il più grande atto di realismo è sognare, perché in realtà può essere un sogno se io dico andiamo su Marte, ma se io dico andiamo a Palazzo Chigi, apriamo le finestre e facciamo uscire il puzzo del compromesso morale, dipende esclusivamente da noi, non è che dipende da altri, dipende da noi che usciamo da qua, ci mettiamo in movimento e facciamo quello che sogniamo. Allora, se un giorno dovessimo andare al potere, visto che oggi ha potere al governo, oggi daremo innanzitutto potere ai senza potere e potere a chi voce non l'abbia avuto. Allora, la prima legge da fare, visto che oggi è 12 dicembre, Marco ricordava Piazza Fontana, bisogna abolire il segreto di Stato sulle stragi di mafia e sulle criminalità. Allora oggi il Movimento Arancione, Luigi De Magistris già l'ha fatto, per averlo fatto ha pagato, è un'altra regola che ci dobbiamo dare: non deve pagare qualcuno perché rimane isolato, dobbiamo essere uniti, non è più giusto che paghi qualcuno per gli altri. La scorta dei cittadini devono essere i cittadini. Allora ci dobbiamo schierare sulla questione della vicenda magistrati di Palermo. Non dico magistrati, perché anche tra i magistrati ci stanno magistrati e magistrati. Il Movimento Arancione non è il movimento dei magistrati. Il Movimento Arancione appoggia i magistrati con le palle, ma non è vicino ai magistrati che arrestano i ladri di pollo e lasciano fuori i ladri di Stato. Quelli se ne vanno a fare altre cose, non ci interessa. Allora io mi schiero con la mia parte di schiena dritta che ancora ho e che vorrò avere per tutta la vita, con Nino Di Matteo, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, e non mi schiero con chi ha fatto il ricorso per evitare che venga fatta luce sulla trattativa, che venga fatta luce sulla trattativa. Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Lia Sala, Vittorio Teresi sono entrati in una stanza buia, era molto buia, hanno incominciato ad accendere qualche lampadina in quelle stanze buie del potere,
hanno incominciato a intravedere qualcosina, poi chi doveva aiutare ad accendere l'interruttore, a mettere le lampadine, a dire attenzione, ti aiuto io, te le apro io le stanze, perché io rappresento le istituzioni, non voglio ostacolarti, ha staccato l'interruttore. Allora oggi il vero referendum che noi dobbiamo fare è quello di schierarci. Non ci può essere Terza Repubblica, non ci può essere elezioni democratiche, non ci può essere verità in questo paese se noi non sapremo fino in fondo la verità sulla stagione delle bombe, perché dopo la stagione delle bombe è venuta la mafia istituzionalizzata, è venuta la borghesia mafiosa, sono venuti Iuri e Trino, visto che oggi si è evocato lo stato confessionale, noi oggi non abbiamo più il patto tra pezzi di Stato e mafia, abbiamo il mafioso che diventa politico e diventa imprenditore, quindi la stessa persona non ha più bisogno neanche di trattare, perché deve trattare con se stesso e con la propria coscienza. Qualche altro passaggio chiaro però lo voglio dire, anche se brevemente. Il Movimento ha ragione, seppur revoca un colore, vabbè, io poi sono anche sempre molto legato al colore rosso, che non è solo il rosso sangue, ma anche il rosso. Il colore arancione, questo voglio essere chiaro, voglio dare un messaggio a chi c'è, chi non c'è, non è il luogo ovviamente dove qualcuno si viene a fare verniciata perché si vuole riciclare magari da apparati partitocratici. Di questo io mi faccio garante, l'unica cosa di cui mi faccio garante, poi il resto fate voi, ma questo sulla mia pelle che io ho pagato prezzi alti non lo consentirò. Prima è stato detto i sogni, ma proviamo effettivamente a immaginare. A me uno degli slogan più belli che mi è piaciuto e me l'ho sempre seguito e di cui mi sono innamorato del 68 è stato quello della immaginazione. Se noi proviamo a immaginare da soli questo movimento arancione, che cosa può rappresentare, che cosa può realizzare, io sono convinto che nel momento in cui noi l'abbiamo immaginato, in realtà noi già l'abbiamo creato. E se lo facciamo camminare sulle nostre gambe, sul nostro cervello e soprattutto ci mettiamo la passione, nessun ostacolo ci può fermare. Guardate, vi porto una testimonianza diretta dell'ultima mia esperienza di vita, che è stata quella di sindaco. All'inizio, devo dire, non ci credeva, ma vi assicuro, veramente nessuno. Non lo so, forse sotto sotto manco io, non lo so. Nel senso che io mi sono messo a camminare per quella città incredibile che è la città di Napoli, e per il cui amore oggi ovviamente, come ho detto, non farei nessun'altra cosa. Ci siamo incamminati e mano a mano che passavano i giorni mi giravo indietro e le persone aumentavano. Il primo giorno eravamo in 10, in 20, e poi 200, e poi 2000, e poi 20.000, e poi 200.000. Abbiamo vinto col 70%, e la chiave di volta è stato il fatto di non apparentarsi con i partiti. E con questo non voglio essere contro i partiti che stanno in Costituzione, del partito faceva parte anche Gramsci, faceva parte anche Berlinguer. Noi semmai dobbiamo far sì che i partiti ritornino a essere i partiti di Berlinguer, i partiti di Gramsci, i partiti della questione morale. E un'altra cosa che ci verrei a dire, noi che cosa secondo me dobbiamo realizzare? Un luogo, uno spazio, un cantiere. Guardate, un ragazzo prima di venire qua, perché poi i bambini stanno sempre più avanti di noi, che nessuno si offende, venuto qua, mi ha dato un pezzo di lega arancione, ha detto questo come costruzione del movimento arancione, e vi assicuro che nella mia città i bambini ci danno le idee migliori. Che cosa dobbiamo realizzare? E su questo il movimento arancione oggi diventa realtà formale, perché è qualcosa che già esisteva. Qualcuno l'ha ricordato, le elezioni dei sindaci, il referendum dell'acqua, gli altri referendum, le lotte della Fiom, degli operai, anche là. Andate a vedere quanti rappresentanti del centro-sinistra si schierarono con la Fiom, pochissimi. Adesso tutti dicono viva gli operai, viva le lotte sindacali, viva la magistratura, e Marchionne ha sbagliato, ma all'inizio si era molto in pochi. Così come per la trattativa, io ricordo ancora quando il mio amico Salvatore Borsellino, e anzi invito tutti a partecipare il 15 pomeriggio all'iniziativa a Piazza Farnese, brandiva e agitava l'agenda rossa, molti miei ex colleghi magistrati, di cui magari il giorno cominciamo a fare anche qualche nome, mi dicevano ma tu
ti accompagna a quell'esaurito. Ma tu lo vedi che è quell'esaurito che parla di trattative, parla di... Eppure oggi è il patrimonio comune, tant'è che c'è un processo sulla trattativa. Allora un'altra domanda che il Movimento Arancione si deve porre: noi siamo normali o siamo sovversivi? Perché se i deviati sono diventati normali e i normali sono sovversivi, la prima domanda del Movimento Arancione: noi chi siamo? Da dove veniamo e dove vogliamo andare? Perché se oggi è sovversivo uno come Antonio Ingroia, come ha detto Eugenio Scalfari su Repubblica, che è un eversivo, ma io non ho proprio problemi a dichiararmi eversivo se oggi eversivo significa difendere la Costituzione. Se oggi è sovversivo difendere la Costituzione, io sono sovversivo. Sceglie l'amore al posto dell'odio, deve sempre essere non violento, come ci hanno insegnato grandi della nostra storia. Allora quello che dobbiamo realizzare, stavo dicendo prima, poi mi sono perso, è il luogo. Un luogo dove provare anche a dare un contributo, anche in questo momento elettorale. Allora qual è l'obiettivo che ci potremmo dare, secondo me? È quello che ha detto un po' Antonio Ingroia. C'è un luogo in cui cittadine e cittadini, donne e uomini, giovani e meno giovani, perché ci sono tantissimi giovani che hanno 70 anni e tantissimi 70 anni che hanno 20 anni, quindi anche questa storia dell'anziano e del giovane, mettiamo insieme persone che possono avere una storia nota, una storia famosa, una storia tra virgolette mediatica, come può essere Antonio e possono essere altri, ma soprattutto mettiamo insieme storie che nei piccoli e le grandi comunità del nostro paese si sono schierati a difendere i beni comuni, dalla Val di Susa al Nodo al Molino, al Nodo al Ponte sullo Stretto, alle discariche di Chiaiano, a chi si è messo a difendere i territori. Le storie che tu canti di uno, si chiama Gennaro Esposito, magari chi lo conosce a Nuoro, chi lo conosce all'altra parte, ma a Napoli magari uno che contrasta la camorra ogni giorno sul territorio. Mettiamo insieme storie di persone dalla schiena dritta. Allora questo secondo me è un movimento e una lista che può soprattutto portare alla liberazione del nostro paese. Io credo che quello che non dobbiamo mai accettare è il compromesso morale. E chiudo su questo con una che può apparire provocazione, che era quella della questione morale di Gaetano Di Vaio. Io ho fatto il magistrato per 15 anni. E ho sempre pensato, mi manca molto quel lavoro, ho sempre pensato che l'articolo 3 fosse uno di quegli articoli irrinunciabili della nostra Costituzione. E io in 15 anni ho visto pochissima parte, quasi infinitesimale della borghesia mafiosa che abbia il casellario giudiziario sporco. E ho visto invece tante persone che giustamente sono state condannate, ma sono state condannate spesso perché la società non è stata in grado di dare loro delle alternative. Allora a me questa storia del casellario giudiziario mi sembra un'altra cosa per prenderci in giro. La politica non ha bisogno della legge per dire che i sorvegliati speciali non devono andare in Parlamento. La politica non deve avere bisogno di una legge per dire che i condannati per corruzione non vanno in Parlamento. La selezione la dobbiamo fare noi. La questione morale significa da che parte ti schieri quando ti alzi la mattina, se vai di qua o vai di là, se si avvicina un immigrato e tu fai un passo indietro perché hai paura che siccome quello ha la pelle diversa da te è un nemico, invece quello è una ricchezza perché ti sta insegnando qualcosa, se ogni giorno fai qualcosa per gli altri e poi scopri che l'hai fatto per te stesso, questa è la vera questione morale. Chi sceglie il bene comune, chi sceglie di fare qualcosa per la società, chi non si chiude in una concezione privatistica ma in una concezione comunitaria, collettiva, dell'occupazione degli spazi pubblici, dell'amore per questo paese, per i nostri territori e per l'altro. Questa è la questione
morale, altrimenti noi continueremo ad avere borghesia mafiosa che riempirà i parlamenti, perché oggi sono in grado di arrivare alla politica, ma sono in grado di arrivare alla magistratura, sono in grado di arrivare ovunque, perché non è un paese normale che i magistrati che applicano l'articolo 3 se ne debbano andare in Guatemala. E noi stiamo a discutere del fatto che non riusciamo fino in fondo a scoprire la verità su questi fatti gravi. Allora io mi auguro e chiudo che questo movimento cammini con le gambe di tante persone e non si affidi a poche persone, anche perché io credo che il nostro grande obiettivo è quello di coinvolgere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, tantissimi italiani per fare una rivoluzione civile, una rivoluzione culturale, per liberare questo paese dalle massomafie che occupano i palazzi del potere. Grazie.